Lo sapete che i numeri e tendenze dicono che il 2023 sarà l'anno della valorizzazione del Made in Italy enogastronomico? Oggi uno dei più grandi imprenditori italiani del settore, Oscar Farinetti, ci racconta da quale intuizione partì la sua straordinaria avventura proprio nel Made in Italy. Si fanno con l'analisi. Si fa prima l'analisi, poi la scelta, che è la costruzione progettuale. Quello che non devi mai sbagliare è l'analisi. E l'analisi mi diceva che, avendo avuto la grande fortuna di essere nato nel più bel paese del mondo, che ha la più grande enogastronomia della terra, almeno quella più ammirata e ricercata da tutti, per una serie di ragioni che adesso sarebbe troppo lungo elencare. Tuttavia, da un lato c'è la grande biodiversità di cui godiamo, dall'altro lato c'è generazioni di italiani prima di noi che hanno fatto meraviglie, cioè i romani hanno inventato l'agricoltura di sana pianta, per esempio. Quindi, a fronte di questa straordinaria fortuna, abbiamo notato che comunque noi italiani non avevamo questo successo forte all'estero come altre nazioni, come la Francia, per esempio, no? Che esportava il doppio di noi. Adesso il gap è diminuito notevolmente. E allora ho pensato che se io impostavo il lavoro sulla enogastronomia italiana, che arriva da una filiera che parte dall'agricoltura, e se andavo a raccontare queste meraviglie al mondo, avrei potuto venderne tante e ad un prezzo tale per cui potevo pagare meglio la filiera, cioè potevo pagare meglio i contadini, gli agricoltori che si sbattono, perché lei sa che in molti casi ci sono prodotti anche di lusso, anche del cibo, venduti a prezzi molto alti in giro per il mondo e pagati pochissimo al contadino, che non va bene, che non va bene. E quindi diciamo che la mia attività rivolta al bene comune è stata quella di premiare tanti agricoltori e tanti artigiani che si sbattono nella trasformazione per i cibi di alta qualità che non sono molto valorizzati. Abbiamo cercato di valorizzarli anche nel mondo. Abbiamo cercato di trattare bene tutti i nostri collaboratori che prendono la quindicesima, che vivono, per dire, hanno un premio ogni anno, che equivale allo stipendio, che vivono anche in un ambiente carino, insomma, quello di Italy. Ci siamo divertiti da matti, è stata una storia fantastica dal 2007 a oggi, aprendo ormai in 17 nazioni diverse 46